Benvenuti sul TARDIS, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è il diario di viaggio on the road. Perché sul TARDIS? Perché per voi è almeno il 22 febbraio, se state guardando quando ho pubblicato, ma per me è il 15 febbraio, abbiamo un collegamento passato-futuro di una settimana. Wow! E infatti sono sicuro che sarò sommerso da domande quali «Ehi, allora, com'è andata la prima puntata di Vita da Tecnico?» E non lo so ancora, perché è il 15 febbraio e andrà in onda giovedì. E tra l'altro qualcuno mi dirà «Beh, è domenica 22 febbraio, ieri sera sei stato al Fittur, com'è andata?» E non lo so, ci devo ancora andare, devo partire giovedì. E ci saranno tante altre domande, ma considerate che in questo momento, mentre voi state guardando, quando io ho pubblicato questo vlog, quando io avrò pubblicato questo vlog, quando io avevo pubblicato questo vlog... Oddio, che tempi verbali devo usare? Boh! Quando questo vlog verrà pubblicato, da domenica 22 febbraio mattina, io in quel momento sarò impegnato, mentre voi guarderete le mie immagini di me che parlo in macchina, mentre giro nella provincia di Siracusa, io in realtà sarò nella provincia di Milano, cioè in realtà sarò probabilmente a Milano domenica mattina, perché nella provincia ci devo girare tra giovedì e venerdì, sarò molto probabilmente a Milano a girare, a sbrigare un'ultima serie di cose per la ripartenza che sarà l'indomani, il lunedì, praticamente all'alba, ho l'aereo alle 7 del mattino, devo essere a Malpensa alle 6, devo prendere lo shuttle per andare a Malpensa alle 5, mamma mia! Mi sono andato a cercare un groviglio pazzesco e che sono riuscito a trovare dei biglietti veramente economici, ma turandomi il nasino. Comunque, parliamo di vlog, perché è per questo che siamo qui, e cominciamo parlando di un canale YouTube. E cominciamo parlando di un canale YouTube che qualcuno dei più aficionados che mi segue dall'inizio in realtà ricorderà, sarà un piccolo déjà vu, perché oggi vi parlo di Grant Thompson, The King of Random. E sapete perché vi parlo di lui? Perché ha fatto delle cose molto interessanti, molto divertenti, degli esperimenti molto piacevoli da vedere, ed è una persona con una grandissima ironia. Vi linko sul doobly-doo, oltre al suo canale, innanzitutto un video divertentissimo, donare un organo in beneficenza, qualcosa di... spiega un po' qual è la sua grandissima ironia, e quindi merita di essere guardato. Seguito da una cosa secondo me geniale, trovato un forno a microonde buttato via dal vicino di casa, e ha recuperato un sacco di materiale da quel forno a microonde, ed è riuscito a costruire, con il materiale recuperato da quel forno a microonde, una bellissima saldatrice punto punto. C'è un video che documenta come ha fatto questo strumento, è veramente qualcosa di eccezionale, guardatelo, ci ha dato un sacco di idee anche in Protezione Civile, cioè noi abbiamo detto la prima volta che dovessimo trovare un microonde nella spazzatura è nostro, perché dobbiamo fare la stessa cosa, che è un progettino che veramente si fa con 2 euro di materiale di recupero, forse manco quelli, cioè quasi tutto il materiale che indica, forse mancheranno i puntali di rame, quelli li andiamo a comprare, ma tutto il resto è con materiale di recupero, legno di scarto, è una cosa geniale, si riesce a costruire un apparecchio che veramente costa quasi 800-900 euro. Quindi, secondo video su doobly-doo, come costruire una saldatrice punto punto. Lui è Grant Thompson, The King of Random, tutti i link sul doobly-doo, e come dicevo qualcuno probabilmente noterà che è un déjà vu, perché faceva parte del vlog numero 3, che è inutile che andate a scorrere la playlist, perché non c'è più. Nella playlist del diario di viaggio on the road, dal vlog numero 2 si passa purtroppo al vlog numero 4, perché io avevo pubblicato il vlog numero 3, quindi c'era, il suo capitolo c'era correttamente, parlavo di Grant Thompson, parlavo di alcune cose, e sono successe due cose molto importanti. La prima, e la più importante di tutte, è che è bello girare vlog mentre si è in auto, e così un posto tranquillo, non ti dovrebbe disturbare nessuno, ma a parte forse un po' di traffico, un po' le strade magari malmesse della città, però si continua a parlare e si affronta l'argomento. E però ti succede di incrociare il classico truzzo che ha la macchina con l'impianto da 2500 watt,
con la musica a tutto volume, con la macchina che praticamente genera delle onde d'urto che scuotono i palazzi da cui passa, e lo incroci. E non ci fai neanche tanto caso, perché ormai siamo talmente abituati a certa gente molto simpatica, molto zuzzurellona, che neanche ci fai caso, tu. Ma il sistema di controllo del copyright di YouTube è come se ci fa caso! Mi è stata aperta una contestazione per circa una frazione di secondo di non mi ricordo quale brano dance terrificante, perché mi ha incrociato una macchina! Con la proposta di togliere improvvisamente, tipo, diversi secondi di audio, perché viene tolta una parte prima e una parte dopo, perché si sente da lontano... Per cui ho rimosso il video, e quando avrò tempo, adesso ho una serie di argomenti da trattare, ho una serie di appunti presi per argomenti da trattare, quando avrò tempo riaffronterò l'argomento con calma e con dovizie di dettagli. Bene! Detto questo, mi restano le ultime cose da dire. Anzitutto, sicuramente sono curioso di vedere, come tutti voi, come andrà con Vita da tecnico, è una cosa a cui sto lavorando da un po' di tempo, e quindi vediamo un po' quali saranno i risultati, non so nemmeno... Vedete il bello di essere in totale differita di una settimana. Io non so ancora se Vita da tecnico è stato un flop pauroso, o se è stato un successone clamoroso, se da qui alla settimana prossima magari divento una YouTube star, faccio 150 milioni di iscritti, mi chiamano nelle televisioni di tutto il mondo e sono lì a spiegare a Francesco Sole come fare video su YouTube. Se magari, vabbè, lasciamo stare. Però io sono positivo, è una cosa in cui credo molto, è un progetto in cui ho messo molto lavoro alle spalle, è un progetto in cui mi sta aiutando, tra l'altro, un altro canale YouTube che poi vi linkerò su ogni puntata e di cui parleremo in futuro. Ragazzi, che altro dire? Quest'estate ricomincerò con il servizio antincendio della Protezione Civile, e con il servizio antincendio della Protezione Civile torneranno sicuramente i video in diretta dall'elmetto, e magari vedo se riesco a procurare una sportcam, un tantinello più decente, più che altro perché quella telecamerina, quando viene montata nel suo box di sicurezza, è tranquilla da fumo, da getti di acqua, impermeabile, eccetera, però il microfono viene completamente zittito, diventa molto cupo il suono, questo l'ho notato. Ragazzi, è una telecamerina cinese da, credo, una quindicina di euro, forse anche meno, quindi... E comunque, non solo tornerò con i video in diretta dall'elmetto, ma ho qualche novità che riguarderà proprio un altro format molto breve, dei video molto brevi, che ho intenzione di fare quest'estate nei momenti di quiete con la Protezione Civile, se ci riusciamo, se riusciamo ad avere dei pomeriggi, magari verso la fine della stagione, dei pomeriggi di turno in cui non ci sono chiamate, o in cui le chiamate arrivano relativamente tardi, dovrei avere il tempo di realizzare anche dei video, un nuovo format piccolino, dei video molto brevi, che riguardano non solo l'attività di Protezione Civile, ma soprattutto la sicurezza in casa, la sicurezza in campagna, e come prevenire gli incendi di sterpaglie, tante piccole cose che sono venute in mente a me, ad alcuni colleghi, e quindi abbiamo intenzione di realizzare questa cosa in estate. Vediamo un pochettino anche questa se riuscirà a prender piede, se funzionerà o se non funzionerà. Quindi, ragazzi, per ora questo è tutto, io ho concluso. Come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e iscrivervi se volete ricevere una notifica quando pubblico un nuovo video. Quindi, ragazzi, ciao a tutti, grazie e ci vediamo alla prossima! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è il diario di viaggio on the road.